Per molti studenti le trasformazioni di Lorentz rimangono aride. A limite imparano a dedurle con passaggi algebrici, ma forse non hanno mai provato a inserirci dei valori, ma soprattutto rischia di rimanere oscuro il significato dei termini che compongono queste meravigliose equazioni. Lo scopo di questo video è cercare di arrivare a cogliere questo significato. Tentiamo! Per chiarire cosa si intenda per trasformazioni, ci mettiamo in questa specie di Flatlandia a due dimensioni e consideriamo due astronavi enormi di forma quadrata, una rossa e una blu, ciascuna delle quali si considera ferma e considera l'altra in moto rettilineo uniforme rispetto a se stessa, con una certa velocità. Si tratta di due sistemi di riferimento inerziali. Esse descrivono con le proprie coordinate uno stesso fatto, che accade in una posizione qualsiasi e in un istante qualsiasi. Per esempio, immaginiamo l'accensione imprevista di una lampadina verde su un satellite posizionato a qualche secondo luce dall'osservatore rosso. Questo è un evento cioè qualcosa che accade in una posizione e in un istante rispetto a un punto di osservazione. Rosso descrive l'evento verde con le sue coordinate spazio e tempo e blu fa la stessa cosa con le sue coordinate. Il sistema rosso non conosce la descrizione di blu, ma la può costruire a partire dalle sue coordinate e sapendo che blu si muove rispetto a lui con una certa velocità. Viceversa, il sistema blu può fare ragionamenti simili. Il sistema di regole per ottenere le coordinate dell'evento in un sistema di riferimento a partire dalle coordinate dell'altro si chiama trasformazione. Fino all'inizio del Novecento si usavano le trasformazioni di Galileo che supponevano il tempo come un assoluto, ma la velocità della luce sarebbe stata relativa. Ci si accorse che su questo c'era qualche problema, si sarebbero misurate velocità superiori a c. Einstein nel 1905 postulò che la velocità della luce fosse da considerare come un assoluto, quindi considerò relativo lo scorrere del tempo. Utilizzò le trasformazioni che Lorenz pubblicò nella loro versione definitiva un anno prima. Per comprendere come Einstein racconterebbe la sua interpretazione, utilizziamo questo modello elaborato con GeoGebra. Gli osservatori rosso e blu inizialmente fermi l'uno rispetto all'altro, coincidono e registrano posizione 0 e tempo 0 in ciascuno dei loro sistemi di riferimento, stando nella coda della loro astronave. Blu è munito di un orologio a luce, altezza un secondo luce, tempo di andata un secondo, così come per il ritorno. Assegniamo alla velocità della luce il valore C uguale a 1, cioè un secondo luce ogni secondo. Questo ci permetterà una comodità di calcolo e una semplificazione nella forma. Il valore di C è assoluto e vale 1 sia per rosso che per blu. Immaginiamo di essere solidali col rosso. Vediamo la retinatura rossa. Blu parte e si muove rispetto a rosso con una velocità pari all'86,6% di C. La lunghezza dell'astronave che Blu ritiene essere un secondo luce è considerata 0,5 secondi da rosso. Questo l'abbiamo capito da video precedenti. Quando in rosso è trascorso un secondo, Blu si trova nella posizione V per T, cioè in 0,866 secondi luce. Questo è il valore numerico di un parametro comodo, chiamato beta dai fisici, che definisce la relazione tra rosso e blu. È il valore della velocità V espressa come frazione di C beta è v fratto c. È sempre compresa tra 0 e quasi 1. Siccome c è uguale a 1, un secondo luce ogni secondo, assumendo un approccio pratico, beta equivale numericamente a v. In questo caso, se v equivale all'86,6% di c, allora beta vale 0,866 e beta per t equivale a v per t, ed esprime una posizione nello spazio, anche se formalmente dovremmo scrivere beta per c per t. In particolare, per t uguale 1, la posizione di blu vale esattamente beta. Postulando che il valore di c sia assoluto, questo è l'assunto di Einstein, per blu è trascorso mezzo secondo, cioè il fotone è a metà strada, ma per rosso è trascorso un secondo, perché considera che il fotone abbia percorso una distanza doppia. Quando per blu è trascorso un secondo, per rosso ne sono trascorsi due. Lo si legge nella lunghezza della traiettoria del fotone considerata da rosso chiamiamo gamma questo fattore legato a beta in questo caso vale 2 nell'istante t uguale a 3 del sistema rosso si accende la lampadina verde nella posizione x uguale 2,8 rosso si ritiene simultaneo a verde e ritiene indifferente leggere il tempo nella sua posizione o nella posizione di verde. Rosso si interroga su come blu valuta l'evento verde assegnandogli le coordinate x' e t', ma può utilizzare solo x e t. Per ottenere x', rosso deve togliere alla sua valutazione spaziale x la distanza beta t, perché blu è in quella posizione. Ottenendo 0,202 secondi luce. Ma siccome sta valutando come 0,5 la lunghezza dell'astronave che blu valuta come 1, allora per ottenere la valutazione di blu deve moltiplicare per gamma, cioè per 2 in questo caso, il suo risultato, ottenendo 0,404 secondi luce. Quindi x' è uguale a gamma moltiplicato per x meno beta t. Per ottenere t', deve immaginare che blu considera sia rosso che verde come punta e coda di un unico oggetto che si muove verso sinistra con la caratteristica beta. Blu non considera simultanei rosso e verde, ma considera il tempo in verde in avanti rispetto a quello misurato in rosso. Il valore dell'anticipo è dato da beta ogni secondo luce moltiplicato per la distanza tra rosso e verde misurata da rosso, cioè beta per x. Nella nostra esposizione semplificata, che considera c uguale a 1, otteniamo che beta moltiplicato per una distanza equivale a un intervallo di tempo. Anche se formalmente dovremmo scrivere beta x fratto c. Lo abbiamo visto da un video precedente. Se rosso ha misurato 3 secondi sia nella sua postazione che in verde, blu dovrebbe correggere rosso e togliere l'intervallo di tempo che separa gli orologi di rosso e di verde e che equivale a beta per x cioè 2,425 secondi essendo x 2,8 secondi luce come distanza tra rosso e verde misurata da rosso otterrebbe 0,575 secondi considerando questo come l'istante che rosso avrebbe dovuto assegnare a verde e non 3 ma non è ancora finita siccome blu considera il sistema rosso in movimento moltiplica questo intervallo di tempo per gamma uguale a 2 per via della dilatazione degli intervalli di tempo ottenendo T' uguale 1,15 secondi ecco quindi il secondo risultato T' è uguale a gamma che moltiplica t meno beta x. Considerando allora questa forma sintetica ed elegante delle trasformazioni di Lorentz a cui si è giunti postulando c come assoluta, e quindi abbiamo x' uguale gamma per x meno beta t, t' uguale gamma per t meno beta x. Si noti la simmetria tra gli ingredienti. Il loro significato è quindi gamma, lente di ingrandimento, beta t, intervallo di spazio, è la posizione di blu al tempo t, beta x, intervallo di tempo, l'anticipo di verde su rosso se considerati in moto rispetto a blu. Brevemente, impostiamo la situazione dal punto di vista di blu. E quindi ci mettiamo nella griglia blu. Egli si ritiene fermo e dopo il tempo t' uguale 1,15 secondi considera rosso nella posizione beta t' che vale 0,996 secondi luce. In questo istante l'evento verde è collocato in x' uguale 0,404 secondi luce. Le condizioni di beta e quindi di gamma rimangono immutate. Blu si chiede come rosso valuterebbe l'evento verde assegnandogli le coordinate x e t, ma ha a disposizione solo i valori x' e t'. Per ottenere x deve sommare alla sua valutazione x', lo spostamento di rosso in beta t', ottenendo 1,4 secondi luce, ma tenendo conto del fatto che rosso considera 1 ciò che blu considera 0,5, deve moltiplicare per gamma, cioè per 2, anche il risultato ottenuto, giungendo a x uguale 2,8 secondi luce. Quindi abbiamo che x è uguale a gamma che moltiplica x' più beta t'. Per ottenere t, blu deve immaginare che rosso considera t' uguale 1,15 secondi come valutazione assegnata a verde di un sistema in movimento che comprende blu e verde come coda e punta. Blu e verde non sarebbero simultanei come crede blu, ma blu sarebbe in anticipo su verde di un intervallo di tempo che vale beta x primo, cioè 0,35 secondi. Occorre allora aggiungere questo valore alla valutazione t primo ottenendo 1,5 secondi, come tempo che dovrebbe competere a blu. Mentre fa la misura. Occorre anche moltiplicare per gamma, cioè per 2, per via della dilatazione degli intervalli di tempo. Si ottiene quindi t uguale 3 secondi. E quindi t è uguale a gamma, che moltiplica t' più beta x'. Le trasformazioni di Lorentz sono girate rispetto alle precedenti, presentandosi come somma e non differenza di ingredienti e mantengono la simmetria tra x e t. Tornando alla prima rappresentazione possiamo variare le condizioni che mettono blu in relazione con rosso agendo sul parametro beta. Per esempio possiamo porre beta a 0,6 e possiamo agire sugli ingredienti, x potrebbe diventare 2,75, t potrebbe diventare 3,25, e otterremo x' uguale a 1, t' uguale a 2. Risulta comodo rappresentare gli ingredienti usati e i risultati ottenuti utilizzando dei segmenti e visualizzando la situazione. Questo naturalmente vale anche per l'interpretazione dal punto di vista di Blu. Le trasformazioni di Lorentz rimangono formule astratte per la maggior parte del pubblico. Avendo chiamato questo percorso relatività senza formule, abbiamo usato una notazione semplificata, ma pur sempre di formule si è trattato. Speriamo almeno che questo approccio pratico e intuitivo abbia permesso di comprendere più facilmente il significato dei loro Ингредиенты.